Da sempre l'uomo guarda al mare e alle vicende ad esso collegate con fascino e curiosità. Nelle molte pagine di storia scritte sulle grandi guerre del XX secolo, molti sono gli episodi legati al mare. Grandi battaglie, naufragi, vittorie e sconfitte. È nel mare che sono custodite queste pagine, nei racconti di coloro che le hanno vissute e nei resti che ancora oggi dormono nel silenzio degli abissi. Altrettanto fascino accompagna le spedizioni che l'uomo, da sempre, lancia alla scoperta della natura e della storia. La Calabria, penisola mediterranea lambita dalle acque tirreniche ad ovest e ioniche ad est, è stata porto di approdo di navi e convogli che hanno caratterizzato la storia navale italiana e mondiale da epoche remote, e in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale. Grazie alla sua posizione geografica, da avamposti costieri era possibile osservare il passaggio di navi mercantili e da combattimento che percorrevano rotte di servizio. La navigazione sotto costa era obbligata. Molte navi raggiungevano le coste nordafricane e l'Oriente. Molte concludevano tragicamente la loro missione, inabissandosi sui fondali costieri calabresi. Il luogo e la data della scomparsa, le modalità di affondamento, l'equipaggio, il mistero della missione, sono tutti quesiti molto spesso senza risposta. È da qui che nasce la ricerca della verità, consultando gli archivi storici nazionali ed internazionali, informazioni preziose come tasselli di un enorme mosaico, e tutte necessarie per raccontare quella storia che caratterizzò il secondo conflitto mondiale. È come ricomporre un mosaico ricco di particolari raccapriccianti, a volte esaltanti, che da decenni giace immobile e silente nella profondità del mare. Effettuare ricerche così complesse richiede l'ausilio di tecnologie avanzate, strumentazione ad alto know-how scientifico. Universitatis è la nave oceanografica del CONISMA. Quanto di più avanzato e sofisticato esista oggi a livello nazionale nel settore della ricerca oceanografica. Essa solcherà le acque tirreniche e ioniche calabresi alla ricerca dei relitti sommersi. Saranno acquisite foto, immagini e dati dalla cui elaborazione sarà possibile effettuare ricostruzioni reali e in computer grafica. Il turismo in Calabria si arricchisce di una nuova frontiera, la subacquea dei relitti. È questo il principale obiettivo del progetto. Migliaia di appassionati di tutto il mondo potranno scegliere la Calabria quale nuova meta per le loro immersioni. Le grandi valenze ambientali e storiche della Calabria, affiancate dalle esplorazioni subacquee con i suoi tesori sommersi, potrebbe favorire l'attuale grande bisogno di nuovi orizzonti culturali. La Calabria, con la sua gente e le sue risorse del mare, ha ancora molto da offrire alla cultura mediterranea. Questa è la Calabria che vogliamo raccontare.